Oggi vi parleremo del fossile più antico del mondo. È stato scoperto un reperto che potrebbe avere circa 3,8, tra i 3,8 e i 4,3 miliardi di anni nel 2013 ed esattamente in Australia. Pensate un po', i paleontologi hanno scoperto che il più antico fossile stato mai individuato e fornisce anche con questo una prova diretta con delle immagini, una foto che ritrae per l'appunto questi fossili, queste prime forme di vita di miliardi di anni fa, e tutto questo viene riferito dalla prestigiosa rivista Nature, secondo la quale i microfossili scoperti sono almeno di 300 milioni di anni più vecchi di quelli precedenti alla forma di vita trovata sul pianeta. In Australia è stato datato che questo tipo di forma di vita è del 3,46 miliardi di anni fa, ha spiegato il professore Dominic Papineau dell'University College di Londra. Questa è stata una scoperta veramente che anticipa la prima forma di vita sulla Terra. Perché diciamo, è stata una scoperta eccezionale in quanto diciamo, prima di questa altre scoperte parlavano di milioni di anni fa, mentre con questa parliamo di miliardi di anni fa e si fanno anche dei riferimenti che tipo 4 miliardi di anni fa, 4 miliardi di anni fa su Marte ci fosse dell'acqua allo stato liquido e quindi diciamo sono da inserire queste scoperte veramente ad un passato remoto molto molto lontano, dove non c'erano l'esistenza di forme di vita, quelle a noi più note, mentre le forme di vita di un tempo erano diciamo di questo genere, cioè dei microfossili che abitavano il nostro pianeta. Questi microfossili erano lunghi fino a 1 mm e avevano dei filamenti rossi. Diciamo, il dottor Matthew Dodd praticamente ha riferito per l'appunto che diciamo, sono circa grandi come la metà del diametro di un capello umano e lunghi fino a 1 mm, hanno la forma di tubi e filamenti di colore rosso, formati da batteri che vivevano negli oceani e si alimentavano di ferro. Questi erano incastrati all'interno di strutture floreali di quarzo bianco e diciamo, il dottore ha così riferito che sono stati trovati dove una volta si trovavano sbuffi di acqua calda sul fondo dell'oceano, spesso in acque profonde. E questi sistemi idrotermali ricchi di ferro, che esistono ancora tutt'oggi anche in Italia e nelle varie parti del mondo possiamo vederle, ospitavano per l'appunto dei batteri come li ospitano ancora tutt'oggi e che sono simili a quelli che sono stati scoperti da Dodd, Matthew Dodd. Questi microfossili sono stati rinvenuti nelle rocce canadesi della baia di Hudson. Praticamente queste rocce sono conosciute per coloro che vivono questi luoghi come Nuvuagitug Supracrustal Belt. Praticamente diciamo è un luogo in Canada, appunto nella baia di Hudson, e il sito diciamo, dove hanno scoperto questi microfossili contiene le più antiche rocce sedimentarie conosciute sulla Terra, le quali sono formate da 3,77 e 4,29 miliardi di anni fa e potrebbero essere state i primi, diciamo, habitat delle prime forme di vita. Bene, come sempre accade, ovviamente, anche questa scoperta è stata, diciamo, subito è scaturito un dibattito, diciamo,
dove alcuni ricercatori avevano già affermato tempo prima che diciamo, avevano già fatto delle scoperte simili. Parliamo ad esempio di ipotesi sulla nascita della vita sulla Terra di Martin Brasier e David Vasey dell'Università dell'Australia Occidentale, i quali avevano diciamo, individuato dei batteri più antichi, secondo la loro ricerca, mai ritrovati sulla Terra, risalenti a 3,4 miliardi di anni fa. E in realtà altri studi avevano individuato fossili della stessa età, o più vecchi addirittura, a pochi chilometri di distanza della stessa baia. E diciamo su questo il nostro ricercatore Brasier aveva sollevato diversi dubbi sulla validità dell'osservazione. E in riferimento a questo, secondo un ultimo studio pubblicato sulla Nature Geoscience, uno studio fatto sulle formazioni globose osservate nella roccia di quella che era un'antica spiaggia australiana, si è determinato che sono veramente i resti di antichi batteri il cui metabolismo si basava sullo zolfo, proprio come tanti batteri oggi presenti nei luoghi più inaccessibili e inospitali del nostro pianeta. Abbiamo tutti davanti agli occhi le sorgenti idrotermali oceaniche che sono in fondo all'oceano, oppure quelle sulla costa che abbiamo anche da noi, insomma, come abbiamo già detto prima. L'analisi morfologica e la distribuzione spaziale dei fossili conferma che si tratta di veri batteri e non di formazioni minerali. L'analisi isotopica invece ne dimostrerebbe il metabolismo sulfureo. La scoperta è interessante perché suggerisce che le prime forme di vita sul nostro pianeta avrebbero avuto un metabolismo che non necessitava di ossigeno né di luce e che poteva avvenire in condizioni molto estreme, come per esempio in acqua molto calda, 45 gradi, e questo diciamo viene determinato per l'appunto dallo studio di Martin Brasier e David Vasey. Comunque, come sempre accade, ci sono sempre disaccordi e molti scienziati pensano che, insomma, le prime forme di vita, invece di essere queste, potessero essere quelle che invece usassero la fotosintesi. Diciamo che lo studio è in continua evoluzione e anche da parte nostra ci riserveremo al più presto di darvi un po' di dati, diciamo, più aggiornati. Grazie.